La gestione, qui ci sono ancora i contatti di Alessio per chi volesse contattarlo con un po' di slide. Andiamo a vedere cosa è successo sul fronte sondaggio e metterò in condivisione il risultato. Devi togliere la condivisione, Alessio, se ti è possibile, in modo tale che Ok. confermate, vedete il sondaggio? Sì. Perfetto, fermiamo. Abbiamo quasi tutta una grossa fetta di partecipanti che è la prima volta che partecipano regolarmente, ma abbiamo un 10% che non ci conoscono e non hanno ancora presentato, non fatto sapere a nessuno dei loro conoscenti che c'è questo intervento. Quanti pensano che quest'anno sia stato particolare, questo agosto ancora di più, per rendere evidente che l'export non va mai in vacanza? Questa è la situazione maggiore, ma non è l'assoluto. Abbiamo qualcuno che reputa che è importante riprendere la operatività in questi giorni, quindi si è fermato, e una piccola parte pensa che il mercato è ancora fermo e fino alla settimana prossima praticamente non c'è attività da fare. Comunque la stragrande maggioranza pensa che sia evidente che l'export non va mai in vacanza. Abbiamo anche in questo caso una netta predominanza, 75% di consulenti, con una piccola fetta di associazioni Qualche 20% di imprese presenti. Cosa ricercare maggiormente in un consulente export? Questo è interessante perché ci mostra che è frazionata la risposta. Abbiamo quello che si ricerca in un consulente export è ritenuto una metodica di lavoro. Una bella fetta pensa che il saper lavorare e operare con una visione diversa, quindi un'apertura di mentalità diversa dal solito, quindi anche idee innovative, ti ripeterei. Una rete di contatti consolidata, questo ci viene chiesto spesso come consulenti esteri, di accedere ai nostri contatti, una fetta ritiene questa come risposta, e la conoscenza di strumenti di comunicazione innovativi. Qui è un po' frazionata la risposta sul come abbiamo interagito con le associazioni, risposta un po' quasi paritaria nelle risposte, no? Quindi diversi tipi di opinioni. Cold call. Allora, qual è la risposta? Che cosa pensiamo delle cold call? Su questa risposta abbiamo visto che una netta predominanza pensa che sia che serve una seria preparazione per farla, quindi farle senza preparazione è tempo perso, fondamentalmente. Sono anacronistiche, sono una cosa del tempo perso, una fetta del 20% ritiene questa la scelta più azzeccata e qualcuno pensa che sia necessario comunque dedicare del tempo alle cold call, quindi hanno ancora la loro utilità per una bella fetta della nostra audience. Viaggi all'estero, chi pensa che servono per consolidare i contatti esistenti e che quando si potrà ripartire a muoversi fisicamente dopo la pandemia. Abbiamo una quasi paritetica la scelta che non si potrà fare nulla fino al 2021, e altrettanto che conta di viaggiare all'estero entro fine ottobre, quindi molto ottimistici da questo punto di vista. Vedremo chi ha ragione. Una piccola fetta pensa che serve andare all'estero per avviare nuovi contatti al di là del periodo. Qui abbiamo chiesto quanti i clienti non sono a conoscenza di tutto quello che si può comprare da un fornitore. Chi fa upselling? Con che frequenza? Il grosso lo fa, propone i propri servizi circa 4 volte all'anno, quindi ai propri clienti mostra nuovi servizi, mostra cosa c'è disponibile, mostra cosa è in assortimento, novità 4 volte all'anno. Un'altra grossa fetta una volta al mese, quindi molto più frequente, e una piccola parte va su una volta all'anno. Direi con questo abbiamo le domande che adesso rivolgerei ai nostri relatori, quindi alla luce dell'emergenza Covid. Avete modificato, state pensando di modificare la strategia di ricerca dei potenziali clienti esteri? Direi che la domanda vale per tutti. Chi parte? Parti tu, Biagio?
Avete i microfoni attivi? Mi sentite adesso? Sì. Perfetto. Allora, diciamo che le tecniche che ho utilizzato, che utilizzo, che sono quelle di cui ho parlato prima, permettono un lavoro da remoto e quindi diciamo hanno scontato solo in parte, anzi non hanno scontato gli effetti negativi del Covid. È stato possibile continuare a fare scouting di prospect con quelle modalità, salvo alcune, penso per esempio alla shelf analysis, perché sono tecniche che per loro natura possono essere portate avanti dall'ufficio, dalla scrivania. Ovviamente in questo momento sono monche, perché come dicevo è necessaria, è fondamentale poi una seconda parte che prevede per alcuni mercati più che per altri un incontro fisico, una riunione. In questo momento quella parte lì è molto più complicata, però diciamo queste tecniche hanno il vantaggio in questo preciso momento storico di poter essere portate avanti al di là dell'emergenza Covid, quindi me le sono ritrovate, diciamo così. Sono tecniche, è il vantaggio che hanno un po' tutte le tecniche digital, anche se queste secondo me non sono propriamente digital, nel senso che si avvalgono di un di supporti digitali, se per digital intendiamo l'elaborazione di un sito internet piuttosto che il posizionamento su un marketplace in un determinato paese, ecco, queste sono tecniche diciamo a metà tra tradizionali, classiche e digital, però ecco, per loro natura non hanno subito gli effetti negativi del Covid. Si può continuare a fare scouting, quindi a intercettare prospect anche in questo periodo. Sì, il digital in questo è stato molto importante, perché ci ha slegato dal posto fisico in cui si svolge l'attività, rendendoci legati unicamente al fatto di disporre di una buona connessione internet, fondamentalmente. Quindi la fibra, come dico qualche volta ai miei clienti, la fibra ha sostituito la benzina. O il telepass, e ben venga che ci sia questa opportunità di muoversi. Io, per un'azienda che seguo, in un certo senso lavoro e vengono comparato a quella che è la rete Italia, no? Io seguo l'estero, seguo tutto il mercato estero, e il mercato italiano era fermo, io con la fibra, quindi dicevamo prima, tramite le strategie digitali, attività di sviluppo contatti, ha potuto andare avanti. Alessia, qualcosa a dirci per questa domanda? Sì, ovviamente nel mio caso, essendo fondamentale la presenza in loco, con il Covid ci siamo dovuti fermare. Però ovviamente, un po' mi aggancio anche alla domanda successiva, un po' ritieni che questa esperienza possa essere riproposta su altri mercati? Io direi assolutamente di sì, e anzi questo è un tempo che è fondamentale per la programmazione, per mettere a punto questo modello, limarlo, sistemarlo e proporlo a eventuali nuovi partner in altre nazioni che potrebbero essere più vicine rispetto alla Cina, e quindi praticamente individuazione di partner locali per riproporre lo stesso modello. Sì. Poi c'è la domanda successiva, appunto in parte hai risposto, quindi come può essere riproposta questa stessa strategia, possono essere riproposte su altri mercati. E in realtà la parte digitale non è vincolata a una zona territoriale, no? E l'attività tua, Alessio, da quello che mi dici, fermo restando ad avere qualcuno in loco che ci possa guidare, supportare, certo, anche porte della sua rete di contatti, in loco ovviamente, sicuramente è un vantaggio, no? Quindi è quello che in parte dicevi adesso. Per altre domande è: qual è la strategia più utilizzata, quindi più efficiente dal punto di vista della vostra esperienza, per contattare un probabile distributore in un paese estero? Voi come ritenete quello anche legato all'efficacia o al tempo che c'è da dedicare? Chiamata, mail, videochiamata, trovare un contatto tramite una persona in loco, penso alle agenzie che ci sono di agenti o di distributori fuori, ICE. In parte l'abbiamo affrontato con le vostre presentazioni, no? Però
a domanda diretta, se volete dare un approfondimento. Sì, io se posso direi che un po' in base alla mia esperienza ho visto sicuramente fondamentale la figura del local export manager di cui si diceva prima. In base in particolare in Cina, a me è capitato spessissimo di avere degli incontri con imprenditori cinesi, anche su altri prodotti. Il valore aggiunto era che il giorno dopo il collega mio cinese li richiamava e fissava un appuntamento, lui da solo o anche con me. Questo sicuramente era un valore aggiunto di serietà, di professionalità, ma soprattutto di velocizzare il business in maniera diciamo importante, e soprattutto come ho visto in Cina, poi alla fine il cinese vuole trattare col cinese, vogliono parlare la stessa lingua, e tu sei il garante del prodotto italiano, della qualità, l'immagine italiana, però poi alla fine vogliono parlare con chi parla la stessa lingua, ecco. Questo l'abbiamo visto anche su altri mercati, Flavia ce ne ha parlato qualche volta, casualmente per paesi che non sono estremamente lontani da quello che cita Alessio, parlo del Giappone, della Corea, sicuramente l'avere qualcuno in loco rende il discorso molto più percepibile da parte del distributore, perché si sente a casa, ha parlato con qualcuno che conosce bene la sua lingua. È un metodo per rendere la strada meno tortuosa, probabilmente. Vediamo le altre domande. Forse abbiamo fatto... sembra che non ce ne sono altre. No, non ce ne sono altre. Quindi okay. Siete liberi adesso. Allora, lascerei un po' di tempo alle domande e poi sul finire farei un breve accenno al prossimo roadshow di ICE e a quello che stiamo facendo con un export manager. Quindi se avete delle domande potete porle direttamente a chi è specifico su qualche mercato o agli altri colleghi e ai due relatori. Sotto. Spazio libero a questo. Ok, possono intervenire anche sulla chat, insomma, le domande. Adesso vado a vedere le chat. Cioè, se dovete intervenire basta che lo chiedete in chat e noi rispondiamo. Ok? Sì. Andiamo. Posso fare una domanda ad Alessio? Assolutamente. Gianluca. Sì. Alessio, innanzitutto complimenti per l'idea, è stata geniale e sicuramente in un mercato complicato come quello cinese, con un atteggiamento del Far East, io non lavoro in quei mercati, però lavorando negli Stati Uniti conosco molto bene la cultura cinese, no? Perché è molto presente l'entità cinese asiatica negli Stati Uniti, mi rendo conto che ha fatto veramente un'impresa veramente eccezionale. Complimenti innanzitutto. Grazie mille, Gianluca, grazie. Volevo chiederti, per avere un'idea delle dimensioni dell'azienda, del sarto, della sartoria, io poi sono napoletano, perciò immagino comunque questa sartoria dovesse essere abbastanza vicina a noi, non lo so, perché noi abbiamo una tradizione. Sì, assolutamente sì. Che dimensioni aveva? Giusto per capire poi il rapporto tra investimento, che ovviamente non voglio entrare, non è una domanda specifica nel dettaglio in questo caso, però per comprendere l'imprenditore quanto è grande o quanto è piccolo e quanto questo imprenditore poi è cosciente di dover fare un passo del genere, dove tu hai premesso non c'è stato assolutamente un grosso investimento, ma è anche una questione di mindset, no? È una questione pure di mentalità, ovviamente, non solo di economica. Guarda, io quello che ho visto, un po' l'esperienza è nata con diverse aziende, ma da addirittura aziende a conduzione familiare, parliamo del padre, del figlio e qualche operaio, con aziende un pochino più strutturate. Ma la caratteristica di queste, diciamo, che ho visto e che era la cosa fondamentale, è che loro dovevano avere la disponibilità a viaggiare e quindi venire in Cina almeno una volta al mese per una settimana. Perché una volta che cominciava questo tour, che cosa succedeva? Succedeva che, fatto l'evento, presi gli ordini, lui tornava dopo un mese. Si consegnavano questi abiti, per cui anche tutta, diciamo, un'immagine, no? Un rito, andare lì con la sacca, con il nome personalizzato, era tutto quello che un po' fa parte del nostro essere italiani, no? E in quell'occasione riprendere gli ordini successivi, quindi rifare altri trumpet show, eccetera. Quindi l'aspetto fondamentale era la disponibilità
a viaggiare almeno una volta al mese per una settimana. Dopodiché, per quanto riguarda la dimensione, era legata al numero di ordini. Ovviamente nelle nostre zone ci sono tante realtà sartoriali che a volte si possono anche mettere insieme e quindi poter venire incontro a delle richieste un pochino più grandi. Per cui, per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, come dimensione della struttura, io ti dico che l'esperienza è anche con piccole aziende. Importante avere questa apertura mentale e questa disponibilità a muoversi. Ovviamente l'investimento iniziale è stato il viaggio e la spedizione dei campioni. Poi dopo è tutto un ritorno, voglio dire. Benissimo. Grazie Alessio, grazie per la risposta. Ai campioni in questo caso cos'erano? Degli abiti fatti con legati da una fornitura diretta a una persona, ma degli abiti di pervisione della allora, forza dell'abito? Sì, erano degli abiti, erano i campioni proprio dei tessuti. Per cui tutta la parte dei tessuti che comunque deve essere presente lì. Ma magari tanto messa anche in valigia. I campioni. Ok. Saverio, coraggio. Un intervento rapido, possibilmente, così vediamo un po'. Più che una domanda, chiedo scusa, erano tre considerazioni a supportare quello che i colleghi hanno detto, ma proprio per valorizzare quello che loro dicono. La prima è che quando si cercano i cosiddetti clienti all'estero, no? Che vengono sempre mascherati poi sulle famose ricerche di mercato, cioè che alla fine, esatto. Io per esperienza sono due cose che faccio. Una, la prima ricerca la faccio praticamente all'interno della... Oggi va bene per voi, perché noi cerchiamo di silenziare Marco, se ce la fai. Che parla? Un ragazzo che fa il container, mamma, quelli che chiedere di... forse lo conosci. Ok, credo aver fatto. Ce l'hai fatto, coraggio. Sì. No, dicevo, la mia esperienza è quello di mettere a soqquadro e di rovistare tutti gli archivi che tutti i partecipanti dell'azienda hanno, perché raramente ho visto un archivio comune, cioè un'esperienza classica che racconto è che su un'azienda Belgio veniva classificato attraverso i vari personaggi, le varie risorse come Belgio, Belgium, la Belgique, eccetera. Quindi questo è il primo lavoro, perché molte volte i nominativi sono all'interno dell'azienda e da questa ricerca di nominativi si fa una riflessione. Perché tu hai ipoteticamente 10 nominativi che non sono due biglietti quando ne vuoi andare a cercare 10, se hai perso questi, eccetera. Seconda cosa, dice, io sono sempre un po' scettico sulle liste che si ricevono da alcuni uffici. Questo perché? Perché in tempi non sospetti, ancora quando c'erano i famosi fax, io andavo in giro per il mondo e una delle prime cose che facevo è quello di andare a vedere il concetto della business community, cioè quindi mi facevo gli uffici ICE prima maniera. E quando vedevo tutti i fax dell'addetto dell'ICE messi là in ordine di ricezione e quindi tutti che domandano gli stessi indirizzi, quindi secondo me si tratta di fare un esercizio di riflessione per cercare in maniera alternativa questi nominativi, perché lo stesso nominativo che l'ICE manda a noi 10 oggi li manda ad altri 20 e questi 10 riceveranno, manderanno a questi 10 nominativi sempre la stessa email. Quindi sofisticare anche un po' il messaggio più che da cold call, perché quando io vedo gente che dice in allegato vi inviamo il nostro catalogo in attesa di vostri ambiti ordini, cioè mi viene voglia di andare a vendere auguri, almeno più o più di soddisfazione. Esatto. L'ultima cosa, poi concludo, la Cina. Allora, la Cina, il discorso della sartoria non è un lavoro nuovo da parte degli italiani, perché io già 15 anni fa a Hong Kong mi facevo dagli indiani i vestiti che si fanno fare dai cinesi, solo che l'indiano mi diceva che era tessuto made in Italy, io gli dicevo che era il presidente degli Stati Uniti. Quindi è giusta, cioè fare una riflessione di bontà. La nicchia non è mai una cosa negativa, ma è una valorizzazione e quindi il prezzo lo si porta sempre in alto.
E c'è un'altra cosa che diceva il collega, che non ricordo il nome, fare dei viaggi in Cina, perché solo vedendo la realtà vai a sfruttare le cose. Pensate che io dal 2006, che non mi stavo trasferendo in Cina, ancora oggi non c'è nessuno che porta avanti il discorso della pizza a taglio in Cina, che non c'è ancora. Ma questa era un'idea del 2006, quando avevo fame e non volevo mangiare i noodles. Vi ringrazio. Grazie, grazie Saverio. Diciamo che questi scambi di esperienze vissute sono formidabili, perché sono le cose che servono praticamente. Ed è proprio l'anima di questi seminari, al di là delle tecniche generali che ci vengono insegnate dai vari istituti come ICE, SACE. A proposito di queste tecniche, sta per partire un ambaradan dei 10 road show dell'ICE, certamente ne avete sentito parlare tutti, no? Sì, partono sì. Da lunedì, dove Ministero degli Esteri, SACE, SIMEST, Camere di Commercio, Regioni, insomma tutti insieme, appassionati, promos, eccetera, presentano quello che faranno a favore delle aziende. Questa cosa attrarrà molte aziende, come chi ha seguito in passato i road show fisici fatti dall'ICE in giro per l'Italia li avrà visto, no? In pratica hanno un modello dove c'è la serie dei seminari seguita da un invito alle aziende ad andare a contattare gli uffici pubblici. Bene, è ancora più complesso per loro. Andremo quindi a vedere. Sì, non so chi è intervenuto, però se è benvenuta se c'è un commento. Ok. A questo punto, quello che noi abbiamo pensato di fare è questo, no? Dal momento che non c'è possibilità di entrare nei webinar del Ministero, perché ci sono prima di noi 40 attori istituzionali, neanche le associazioni sono entrate, quindi voglio dire, dopodiché sappiamo che normalmente il tipo di comunicazione pubblica di questi seminari è unidirezionale, ossia dall'ente pubblico alle aziende, no? Quello che noi vogliamo fare è sfruttare invece questo evento per andare ad ascoltare le aziende. Per cui al termine, condivido un attimo lo schermo, al termine dei seminari proponiamo di fare questa presentazione. Non so se vedete lo schermo. Sì, è arrivato lo schermo. Questo banner adesso lo metteremo sul sito, lo distribuiremo, no? Dove? Un expert manager. Sul sito Unisport Manager, le aziende che al termine dei seminari, divise per regione, no? Ho visto tra l'altro, en passant, scusatemi se mi sente Stefano Munaron di Torino, il primo di questi seminari è su Piemonte e Val d'Aosta, secondo me ci devi essere. Dice uno, sì. Quindi da un lato si fa il seminario, dopodiché noi siamo disponibili a parlare con le aziende. Faremo anche, ognuno per conto nostro, una specie di mailing per dare appuntamento alle aziende, dove questi incontri, dopo il webinar però, a differenza di questi incontri che sono tra di noi, che siamo in prevalenza manager, l'obiettivo è fare in modo che questi incontri siano con le aziende, con prevalenza delle aziende, che poi saranno reindirizzate al collega di turno oppure a quello competente per territorio. Non c'è forma... Intanto io toglierei adesso la condivisione sulla locandina, vedi te? Sì, ok, interrompo la condivisione, ci siamo? Ok, sì. Questo è il concetto, più o meno. Quindi daremo una comunicazione in questo senso, però in questi 20 giorni di settembre sempre i nostri colleghi, chi di voi vuole candidarsi può essere o presente come responsabile del seminario o stare presente, daremo proprio sul sito il link dove connettersi. Questo era l'annuncio. Di avere un post incontro ufficiale ICE con le imprese, con i professionisti dell'estero, a cui ci possiamo iscrivere anche noi, giustamente essendo del settore, ma per approfondimenti, per discutere, potremo essere presenti dopo in una... No, ma soprattutto c'è il punto è dare un input pratico alle aziende. Hai sentito quello che ti dice il sistema pubblico? Qui ci sono 100 colleghi che sono in grado di darti supporto. Punto.
Infatti, non è che chi è presente al dopo seminario sarà capace di dare tutte le risposte, però intanto ne parliamo. C'è un processo alla tappa, per intendersi, un dopo seminario, ecco, questa è l'idea. Uno. Due, l'altra cosa importante è che abbiamo lavorato la settimana recentissima, e questa chiederei ad Alessandro Satin di parlarne, ed è aprire all'interno di Export Manager un settore che riguarda l'Export Management del vino, che ha delle caratteristiche molto molto diverse da quello standard. Alessandro. Sì, eccomi, spero mi sentiate sì. Tutti bene. Sì, Giuseppe, hai anticipato bene, nel senso che il motivo dell'apertura della sezione dedicata al vino è proprio la caratteristica, o meglio, le caratteristiche che il settore del vino ha sotto vari aspetti. Uno è che è un settore estremamente frammentato, sia nella domanda che nell'offerta, sia nella domanda che nell'offerta, ma ci metto anche nella consulenza, perché, come dire, ho già avuto modo anche di dirlo in altri interventi, ma l'export manager del vino non sempre, non necessariamente è un export manager preparato a fare questo lavoro, nel senso che il vino è un prodotto considerato semplice. Mi piace bere il vino, magari ho fatto un corso sommelier, mi piace pure viaggiare, eccomi qua che faccio l'export manager del vino. Chiaramente non è necessariamente così, poi si può trovare il fuori classe anche tra chi parte con queste caratteristiche, ma appunto la cosa è un po' più complicata. Allo stesso modo il vino ha una caratteristica particolare, ovvero che è un settore, è un aggregatore, si vende spesso una vendita poco tecnica e molto relazionale. E quindi sta soffrendo, e temo soffrirà ancora, proprio della mancanza di rapporto umano. Vanno benissimo i webinar, vanno benissimo tutte le metodologie digitali, e chiaramente ci stiamo spostando tutti su questo. Però spesso il vino si vende molto meglio a tavola con il cliente piuttosto che in ufficio. Quindi soffre di questo. Da solo il vino fa più o meno il 14% di tutto l'agroalimentare italiano, parlo di export su export, quindi il vino esportato, il 14% dell'agroalimentare esportato. E nonostante l'export del vino vado a memoria, comunque più del 50% a valore del mercato vino, e l'80% delle cantine si dichiari esportatrice, in realtà per la maggior parte delle cantine la quota export è veramente bassa, veramente estremamente limitata. Ci sono situazioni agli estremi, chi fa quasi solo export, ma ci sono moltissime cantine che hanno una potenzialità molto grande, ma tuttora inespressa. Quindi l'idea di creare una sezione è stata proprio quella di riunire le professionalità del mondo del vino per creare sinergia, prima ancora che commerciale, che poi c'è anche quella, come è nello spirito di un export manager, ma proprio associazionistica. Quindi i 7 punti che un export manager si propugna nel sito e non solo, sono gli stessi 7 punti portati avanti dalla sezione vino. È una cosa assolutamente in divenire, quindi qualsiasi contributo di ogni socio che ha a che fare, anche non esclusivamente, non di ogni socio, di ogni associato ovviamente, che ha a che fare anche non solo con il vino, ma che abbia le mani, o meglio, che abbia il naso anche dentro a un calice di vino, è benvenuto sotto ogni punto di vista, dal portare dentro nuovi associati, a creare contenuti, al dare delle idee. Quindi io ho l'onore e l'onere, insomma, di portare avanti questo progetto, ma non è assolutamente un mio progetto, ma quello di Uni Export Manager, per cui un progetto di tutti. Domande, eccetera, contattatemi senza problemi, me o ovviamente l'associazione. Grazie, Alessandro. Sì.
Bene, no, allora questa è stata la prima richiesta di creare un sottogruppo, ovviamente di associati, che possa essere tematico, no? Non è escluso che... Attento Marco, in realtà però noi abbiamo già comunque l'elenco, dall'anno scorso, l'elenco dei colleghi che sono anche innovation manager registrati al Ministero. Okay. Per cui lo schema potrebbe essere lo stesso, cioè mettere su una lista di colleghi che hanno una specializzazione, dove già in fase di iscrizione andiamo a verificare se si rientra sulle specifiche, per cui l'associazione offre anche un'area di specializzazione di colleghi qualificati in quel settore, insomma. Cioè, dare gambe a questa, all'idea di Alessandro potrebbe essere questo lo strumento, l'elenco dei colleghi specializzati, insomma, formalizzato. Sì, dove poi possono poi eventualmente crearsi sinergie in quel tal senso. Certo. Ok. Ci sono altre domande a seguito vedo una chat che fa Davide, una proposta che dice di fare dei sondaggi coinvolgendo, siccome ognuno di noi ha diverse aziende di riferimento, di coinvolgere per chiedere a loro come aziende dei sondaggi su come vedono la situazione, no? Sì. Gli ho risposto via chat che una cosa l'avevamo fatta l'anno scorso, che poi avevamo fatto un bel post su LinkedIn che aveva avuto molto 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 riverbero, molto successo, solo che da dicembre dell'anno scorso a oggi non sono passati 8 mesi, è passata un secolo, perché è successo di tutto di più, per cui ci sta tanto anche per dire dare vita a un sondaggio dove le aziende, cosa posso dire, dicono le loro aspettative su alcuni problemi, invece di farlo soltanto col nostro punto di vista. Bisognerebbe farlo, però ecco, la cosa importante è questa, noi coinvolgiamo sempre su queste iniziative, perché la struttura è quella che è. Già, anzi, innanzitutto non abbiamo ancora ringraziato, non c'è, Giovanni Pecorari, che ha fatto il sondaggio, che ha lavorato sull'organizzazione di questo progetto. Quindi voglio dire... Chiedo scusa, posso intervenire? Volentieri, certo. Dai. Ciao, buonasera. Scusa, io purtroppo sono quello dell'auto. L'orario dei vostri webinar coincide sempre con il mio trasferimento. Per questo scrivevo, scusate la prosa. Stavo dicendo, è giusto quello che ha detto, volevo precisare, forse non mi sono spiegato benissimo. Quello che io pensavo e che potrebbe essere di interesse delle aziende, quindi di riflesso anche a noi che ovviamente ne facciamo parte o ci interessa entrarne in contatto, potrebbe essere di dire: cara azienda, il sondaggino di 5 ABCDE, è un momento di Covid, cambia il mondo, le fiere probabilmente non ci sono più o non ci saranno per un periodo, di che cosa ti piacerebbe parlare assieme a noi nella nostra piattaforma su questi argomenti per il 2021? Che ne so, piattaforme web, webinar di congiunzione di varie argomentazioni, cioè fare una lista, raccogliere dei dati e poi benissimo, il giorno 20 novembre diamo la risposta a quelle che sono le vostre cose. Ma a quel punto intervengono le aziende, intervenite voi, si crea secondo me una buona base, una piattaforma comune dove si parla di un qualcosa che interessa davvero ad entrambi i lati. Era questo un po' che volevo dire. Allora, forse, premessa, noi abbiamo già un calendario editoriale che è fatto sulla base delle disponibilità fatte dagli associati come argomenti. Abbiamo già identificato, e andiamo avanti di qualche settimana, gli argomenti che andremo a trattare. Abbiamo chiesto e aperto una sezione, una possibilità agli simpatizzanti, li chiamiamo, nel settore extra, quindi anche agli imprenditori, di porre domande attraverso i nostri canali, che sono il sito web Unexport Manager, che sono la pagina LinkedIn Unexport Manager, che sono il gruppo LinkedIn Unexport Manager Mercati Esteri. Quindi le domande che arrivano lì ci possono dare un'idea di cosa le aziende possono apprezzare, come okay. E verranno sicuramente apprezzate. Quindi forse si può dare maggiore visibilità, a parte che una parte può arrivare anche da questi incontri fatti con questa modalità. Quindi chi avesse domande, o tu conoscessi imprenditori, o tu come imprenditore, chi avesse interesse ad avere gli argomenti specifici trattati, sicuramente nel gruppo, che è molto attivo e ci sono spesso post da parte dei nostri associati, sul gruppo Unexport Manager Mercati Esteri può porre domande, e noi siamo sempre attivi su quel gruppo, quindi vediamo continuamente le domande che arrivano, i messaggi che vengono postati. Vedendo domande, più domande sullo stesso argomento, sicuramente metteremo in calendario un intervento ad hoc.
su domande specifiche che siano richieste di un specifico imprenditore, abbiamo ipotizzato e stiamo mettendolo in piedi, non è ancora perfettamente funzionante, ma ci stiamo lavorando, un servizio di L'Esperto Risponde che prevede la risposta di export manager della nostra struttura sull'argomento pertinente, se all'interno della nostra struttura ci sono, ci chiedono come esportare i raggi spaziali su Marte, forse non abbiamo nessuno specializzato, ma se abbiamo qualcuno specializzato su quello che viene chiesto, possiamo farlo. Per quello credo ci sia solo Elon Musk come esperto. Basta, ci sono, quindi questo credo che sia, la tua richiesta è pervenuta e noi stiamo già in realtà, quando vedete l'intervento e la segnalazione di solito lunedì e martedì, il prossimo webinar, un export manager, in realtà la scaletta è già disponibile, già ci stiamo già lavorando, c'è Giovanni Pecorari sulla parte scaletta dei prossimi interventi, dei prossimi webinar, e ci sono io sulla parte promozione e visione per l'iscrizione. Comunque non è casuale che voi lo vedete ogni settimana, c'è dietro un lavoro di pianificazione. No, no, attenzione, bene, grazie, seguendomi da poco queste cose non le sapevo, avete fatto bene a precisarle, grazie. Ok, c'è una domanda di Vittorio che chiede, dice, gli associati devono essere necessariamente export manager? Bella domanda, direi di sì, proprio perché il punto, semmai la domanda la metterei diversa, come si riconosce un export manager? Per fare questo noi abbiamo messo a moto un meccanismo con un'associazione, con un ente nazionale che fa proprio la certificazione delle normative, che qualifica la professione di export manager su tre livelli, junior, expert e senior, sulla base di tre livelli di qualificazione europei, e accogliamo nell'associazione anche profili junior che non hanno una specifica esperienza export, però per esempio hanno seguito i corsi ICE o hanno un'esperienza significativa, no? Però chiaramente siamo un export manager, se uno è esperto di idraulica non ci azzecca, ecco, questo è il discorso. Non so se era questa la domanda, Vittorio. Hai il microfono aperto, Vittorio? Non so, vedo che il microfono chiuso lo dovrebbe riaprire. Sì, ok. Spero di aver risposto, quindi, insomma. Ok. Scusa, io vi dovrei abbandonare. Vi ringrazio. Sì, abbiamo quasi finito. Grazie, Saverio. Alla prossima. Buona serata a tutti. Buona serata. Abbiamo Buona serata. Grazie. Marco, c'era qualche altra cosa? No, io direi che... se posso mi inserisco un attimo. Sì, se non è tardi e se c'è tempo. Giuseppe, spieghi un po' meglio questa ultima cosa che hai detto dei tre livelli, eccetera, che ne avevamo allora, già accennato, ma cioè, non è chiarissima neanche a me. Uno dei primi obiettivi che si è data l'associazione quando è nata è creare una normativa per la definizione professionale di quali sono le abilità e le competenze della professione di export manager. Abbiamo fatto questa cosa coinvolgendo praticamente l'ente nazionale preposto a fare queste cose che si chiama UNI, no? Quando leggete normazione di qualità, per esempio, si chiama norma UNI, che è proprio una norma che rappresenta il riferimento delle competenze, capacità, abilità necessarie per fare una determinata professione. E ci serve anche perché noi non siamo un ordine professionale come i medici o i commercialisti o gli avvocati. Quindi a questo punto abbiamo messo a punto un lavoro che sta entrando adesso in fase normativa che ha coinvolto anche la SACE, la SIMEST, altre associazioni come la nostra, tipo AICE oppure IMIT oppure Confartigianato, insomma, cioè, sono tutta una serie di operatori. Noi siamo i promotori di questo gruppo di lavoro, lo abbiamo presentato, c'è qui Massimo Cugusi, assieme anche al Ministero degli Esteri, come riferimento per fare di questa modalità una base di riferimento per la formazione dell'export manager, perché oggi ci sono diverse definizioni di export manager. Molte aziende scambiano l'export manager come una specie di commesso viaggiatore internazionale o agente. Salve, esatto, un agente, che è una roba completamente diversa, evidentemente, no? Dopodiché ci sono diversi livelli di
diversi livelli chiaramente di professionalità, al di là della capacità che ha ognuno e di quanto è bravo ognuno e di quante relazioni e esperienze ha ognuno di noi. Poi, ecco, significativo anche il discorso, dice Vittorio adesso, che praticamente, soprattutto nel settore del vino, la parte export spesso è fatta da profili come appunto il sommelier o l'influencer internazionale, no? Che in qualche modo è attinente all'attività di export. Cioè, ci sono operatori e quindi comunque sia l'ambito il profilo dell'export manager è aperto anche a specializzazioni di questo settore. Lo abbiamo visto prima di tutto nel profilo del digital export manager, che spesso è un profilo completamente diverso dall'export manager tradizionale che andava in giro per le fiere, insomma. Sì, però, posso, dico, con Uni si è visto, proprio mettendo al tavolo di lavoro enti e associazioni che raggruppano competenze export, quindi parlo di Confartigianato, di AICE, parlo di associazioni come di Simest, quindi, o SACE, no? Quindi si è andato a vedere quali sono le caratteristiche per poter dire, dare una definizione di questo ruolo di import export manager o di esperti di internazionalizzazione, vedendo un mix, una tabella incrocio tra la professionalità, quindi la seniority che ha il professionista, quindi junior, advanced o senior, e le singole competenze, quindi quali sono le competenze. Perché come quando dico io spesso nella fase iniziale in cui presento l'associazione delle competenze, si spazia oltre che nelle seniority anche su che cosa so. Abbiamo chi è esperto solo di digitale e quindi magari non ha competenze di commerciali o doganali o contabilistiche, c'è chi è esperto sul fronte legale e magari gli manca la parte commerciale, c'è chi è esperto dal punto di vista doganale normativo e gli manca qualche altra parte. Difficilmente abbiamo un export manager che è esperto di tutti i settori, di tutti i canali digitali, tradizionali, fiere, contrattualistica, commerciale e magari è un perfetto esperto anche di normative di doganali, perché è difficile conoscere tutto, no? Quindi abbiamo una serie di competenze declinate poi nella loro seniority. E tra questo ovviamente ci sono anche le competenze linguistiche di mercato. Quindi diciamo che l'attività di mappatura è in corso, ormai è più di un anno che ci lavoriamo e contiamo che l'anno prossimo questa norma che definisce il nostro ruolo sia attuata, no? Per cui avremo una visibilità, un riconoscimento della nostra professione con dei criteri oggettivi normati a livello nazionale. Oggi questa norma non c'è, per cui chiunque si voglia improvvisare export manager, in realtà non c'è nulla che dice quali sono i criteri per farlo, no? Quindi possiamo avere chi si improvvisa, come diceva Alessandro, chi dice mi piace viaggiare, bevo vino, ok, ci sono. Non è magari un attimino più complesso. Va bene, ti ricedo la palla, scusa l'intervento. Beppe. Sì, niente, grazie a tutti, direi. Se non ci sono altre domande, mi fa piacere appunto, cioè, l'input che sono emersi, sono interessantissimi. Appuntamento a questo punto per il webinar giovedì l'altro, però chi vuole partecipare dopo alle sessioni di domande e risposte, dove facciamo il processo ai webinar, al road show dei Patto con l'Estero, è benvenuto. Cominciamo lunedì, insomma, da questo punto di vista. Penso che verrà fatta una landing page sul nostro sito, dico bene? Sì, diciamo che vi ho fatto vedere la slide prima perché non abbiamo fatto in tempo a pubblicarla per questa conferenza, ma penso che domani la mandiamo su. Sia la landing page dove si può iscrivere. Attenti, chi vuole partecipare, dei colleghi, questo lo rinnovo l'invito, dei colleghi residenti nelle varie aree, chi vuole presentarsi come riferimento per l'area, siccome mettono due regioni per volta, no, i webinar, quindi sarebbe bene che ci fosse un collega di riferimento per ogni regione italiana legata. Non è tassativo, sempre ci sarà comunque qualcheduno. Sì, allora mi sembra di aver capito che sicuramente sulla Lombardia-Veneto ci sarò io, forse c'era Saverio, certo. C'è Flavia. E
questa, quindi la regione, almeno Lombardia. Hanno messo insieme le due regioni più esportatrici d'Italia. Poi chiaramente sull'Emilia si è già candidato Giovanni. Sarà forse Tommaso Leo. Chiaro. E poi vediamo su Sardegna, Massimo, vediamo un po' che cosa riusciamo a fare, insomma, secondo la disponibilità. Però non sentitevi obbligati, più che altro una disponibilità che noi facciamo, leggo Biagio sull'Abruzzo, è più che altro un'opportunità. Se volete poi metteremo nel questionario un dato dove, se volete segnalarlo a vostre aziende, la possibilità di partecipare al dopo questionario, faremo in modo che metta il riferimento del collega di riferimento, insomma. Non so se è stato chiaro, in modo da riconoscere, se io mando un'azienda, invito un'azienda, è importante sapere che l'ha invitata Flavia o l'ha invitata Marco, insomma, ecco, questo è. E questa è la cosa. Bene, grazie a tutti, intanto appuntamento alla prossima, allora. Buona serata a tutti. Grazie. Grazie a tutti, ciao. A presto. Ciao Marco, ciao Giuseppe. Ciao a tutti. Complimenti. Ciao a tutti, buona serata. Buona serata, grazie a tutti.